Poste Italiane presenta Poste ID abilitato a SPID. L'identità digitale di Poste Italiane, che ti consente di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e dei fornitori privati aderenti che espongono il logo SPID. Nel caso tu sia in possesso di un documento elettronico, passaporto o carta d'identità elettronica 3.0, potrai richiedere l'attivazione di Poste ID abilitato a SPID comodamente da casa. Per prima cosa, scarica sul tuo cellulare dotato di NFC l'app Poste ID dallo store Apple o Android. Una volta aperta l'app, clicca sul bottone Registrati e poi seleziona la modalità Documento elettronico. Ora scegli la tipologia di documento elettronico, passaporto o carta d'identità elettronica. Adesso fotografa il documento prescelto seguendo le istruzioni riportate nell'app. A questo punto, procedi con la lettura del chip del tuo documento elettronico. Appoggia il documento sul telefono per permettere la lettura delle informazioni anagrafiche. Una volta effettuata la lettura del chip, ti sarà richiesto di registrare un breve video secondo le istruzioni riportate all'interno dell'app Poste ID. Dovrai anche scattarti un selfie con il tuo documento elettronico sotto al mento e infine scattare delle fotografie fronte e retro della tua tessera sanitaria. Nel caso in cui tu abbia scelto la carta d'identità elettronica come documento per l'identificazione e qualora tu sia in possesso del PIN, potrai procedere con una richiesta più rapida, in quanto ti basterà semplicemente inserire il PIN della carta e procedere alla lettura del chip del documento per completare la prima fase. Terminata la fase di identificazione, potrai procedere per completare la richiesta delle credenziali. Per questa seconda fase, puoi utilizzare lo smartphone o il PC. Adesso devi scegliere un nome utente e una password sicura. Devi inserire un numero di cellulare e i tuoi dati anagrafici. Infine, devi accettare le condizioni generali del servizio. Se tutto è andato bene, visualizzerai una schermata di conferma. A questo punto, la pratica sarà inviata al nostro team di back office che controllerà tutti i tuoi dati e i documenti multimediali caricati. Nel caso vi siano incongruenze, sarai immediatamente avvisato via email e ti verranno fornite le istruzioni per poter procedere ad un corretto inserimento. Nel caso il controllo abbia avuto invece esito positivo, riceverai un'email di conferma di avvenuta attivazione delle tue nuove credenziali Poste ID abilitato a SPID che saranno immediatamente utilizzabili.